Buongiorno a tutti, ciao a tutti voi appassionati di cucina. Oggi faremo una ricetta assolutamente veloce, veramente smart, per preparare una colazione molto sana, energetica, gustosa, giusta per i nostri figli che cominciano il percorso scolastico, ma assolutamente adatta anche come merenda a tutto il mondo degli sportivi. Allora, stiamo parlando di una colazione o comunque sia una merenda veramente con i fiocchi, nel senso che andremo ad utilizzare proprio i fiocchi d'avena. Allora, la ricetta è semplicissima. Io adesso utilizzerò il Bimby perché io lo uso sempre, diciamo, qui in cucina, però qualora non l'aveste potete utilizzare una terrina e con una forchettina oppure con un cucchiaino mescolate tutto il composto. Se non vedete bene, basta che trascinate i messaggi a sinistra, anzi a destra per la precisione. Allora, cominciamo subito. Queste crostatine di avena che andremo a realizzare hanno come ingrediente, adesso pesiamo subito, ecco qua, abbiamo 120 grammi di fiocchi d'avena che vado a inserire nel mio mixer. Poi vado ad aggiungere una banana intera, ok? Queste dosi sono per realizzare circa un 6-7 crostatine. Come vedrete la ricetta è semplicissima e molto veloce. Vedete, io adesso spezzetto la banana all'interno del mio robottino, altrimenti voi potreste schiacciarla nella vostra terrinetta, ok? Quindi 120 g di fiocchi d'avena, una banana, poi andiamo a inserire del miele per zuccherare, ne mettiamo 75 g, ok? Adesso pesiamo, ecco qua, che la regoliamo, perfetto. A questo punto andiamo ad aromatizzare con un pochino di cannella, gli mettiamo proprio una spolverata. Ed ecco fatto. Adesso io utilizzo la funzione del mestolo, ma voi potete tranquillamente utilizzare una forchettina e mescolare all'interno della vostra ciotolina. Quindi un minuto impastiamo tutto. Allora, stavo dicendo, io ho inserito la banana. A chi non piace potrebbe inserire o dei datteri oppure delle prugne, va bene? Queste sono le sostituzioni che possiamo fare. Anche del miele, al posto del miele potete mettere il succo d'arancia. Ecco qua, adesso il composto è praticamente pronto, avete visto, si sta proprio un minuto a preparare. Ecco, adesso io utilizzerò lo stampo per i muffin. Se non lo avete potete prendere delle piccole ciotoline di alluminio e usare quelle. Allora, si consiglia di imburrare un pochino lo stampo, altrimenti potete mettere un goccino tipo di olio di semi volendo. In ogni caso si staccano abbastanza facilmente anche senza, però un pochino di burro va un po' ad aromatizzare il tutto. Quindi vedrete, sono delle crostatine veramente sane e gustose. Poi andremo a farcirle. O con dello yogurt, come farò io più tardi, metterò appunto questo yogurt greco oppure uno yogurt Müller, oppure ancora si potrebbe mettere della crema pasticcera e poi andremo a decorare con della frutta. Quindi una merenda veramente sana, gustosa e molto energetica. Ecco qua, adesso abbiamo imburrato il nostro stampo, mi prendo il cucchiaio e vado a versare il composto. Una ricetta velocissima. Una volta che le avete cotte queste crostatine, potete conservarle in un contenitore chiuso ermeticamente e poi andrete a riempirle al momento del servizio. Allora, io adesso verso il composto col cucchiaio, ok? Vado ad inserire all'interno dello stampo e poi vado a dargli la forma con il dorso del cucchiaio. Okay. Potete scegliere di farlo un pochino più spesse oppure anche un pochino più sottili, basta mettere un po' meno composto, allora vi risulteranno un pochino più croccanti. Ecco, come vedete, ne verranno fuori circa 6/7. Ecco qua. Sicuramente sono golosissime.
Ecco, allora adesso con il dorso del cucchiaio si fa una leggera pressione, vediamo se si riesce ad inquadrare bene. Si preme al centro in modo di spostare il composto verso i lati, ok? Proprio un gesto molto molto semplice. Ecco qua, lo schiacciamo. Se non riuscite a leggere, trascinate i messaggi a destra, sì, se non riuscite a vedere bene. Ecco qua. Schiacciamo un pochino e facciamo le nostre crostatine con i fiocchi, fiocchi d'avena in questo caso. Ecco qua, possono essere, come dicevo, una colazione, una merenda, ma se ci mettete ad esempio poi come farcitura una crema pasticcera, possono essere anche delle piccole paste che potete offrire ai vostri ospiti post cena. Ecco qua, adesso li prepariamo, vedete, in un minuto è fatto. Poi andiamo a infornare a 165 gradi. Sul mio forno ci mettono circa 12-13 minuti. Devono risultare un po' dorate. Non serve che siano troppo croccanti, possono rimanere anche leggermente più morbide, a seconda di come le volete farcire. Ecco, l'unico consiglio che vi do, nel momento in cui andrete a inserire lo yogurt per, appunto, per riempirle, magari lo mettete proprio alla fine, perché altrimenti se le preparate prima rischiano di inumidirsi i fiocchi, invece devono rimanere abbastanza sodi. Ecco qua, abbiamo preparato le nostre crostatine d'avena, vedete, adesso io le inforno, solo un secondo, le metto all'interno, ecco qua, adesso ve le faccio vedere già cotte, così vi risparmio il tempo della cottura. Vedete, escono fuori proprio delle crostatine, vedete, ecco qua. Adesso prendo lo yogurt, un attimino che l'ho lasciato giusto in frigo fino all'ultimo. Io ho preso questo yogurt greco, lo lascio al naturale, volendo si può inserire anche qui o della marmellata o del miele o del succo d'acero, insomma a seconda dei vostri gusti ovviamente. Prendo anche un coltellino poi per tagliare le fragoline, ecco qua. Allora, una cucchiaiata la mettiamo proprio qui all'interno, si può anche usare la sac à poche, ma insomma in questo caso si può fare anche a cucchiaio, va bene uguale, così è più semplice. Quindi diciamo nella vostra colazione vi mangiate lo yogurtino all'interno di questo cestinetto. Vi sposto un attimo che forse così riuscite a vedere un pochino meglio. Ecco qua, ne preparo giusto qualcuna, poi il resto le farcisco più tardi. Ecco qui. Allora, cosa ci mettiamo? Io inserisco della frutta fresca. Ho preso dei lamponi, dei mirtilli e delle fragole. Allora, tagliamo una fragoletta. Non avevo dei fichi, ma sarebbe stato interessante anche inserire uno di quelli, magari un quartino di fico. Ecco qua. Allora, ci posizioniamo la fragolina qui al lato, ok? Ecco qua. Poi ci mettiamo un bel mirtillo. Eccoci. Aggiungiamo anche una mora, se vi piacciono, oppure potete anche decidere di decorare maggiormente con un piccolo stampino a forma di cuore. Potete tagliare un cuoricino di melone, un cuoricino d'anguria oppure del mango, ok? Quindi se volete decorare in maniera un pochino più importante, con lo stampino fate anche l'aggiunta di un cuoricino. Io poi ci do anche un po' di profumo di menta, prendo una fogliolina che oltre a essere decorativa profuma anche il nostro cestinetto. Ecco qua, mettiamo la fogliolina e ben che fatto. Quindi in pochi minuti veramente andate a realizzare una merenda molto molto sana. Vedete? Ecco qua, il nostro cestinetto è fatto. Io vi ringrazio ovviamente per l'attenzione e buona merenda a tutti quanti. Ciao a tutti, buona giornata.